Ciao a tutti, namaste. Oggi trovo qualche minuto per dedicarmi a una piccola pratica insieme a voi. Questi giorni festivi a casa sono un po' affollati di movimento e quindi la pratica oggi sarà leggermente ridotta. Faremo una pratica più introspettiva, più serena e più rivolta a un senso di interiorità. Andremo a canalizzare suoni e mudra, andremo a legarli in quello che è il pensiero della pace. Sapete tutti che il termine shanti nello yoga riveste il significato di pace. Questa pace, intesa come spazio interiore, che non è toccato, non è invaso, da ciò che usualmente ci disturba e ci fa reagire. E quindi cercheremo proprio di coltivare questo spazio consapevolmente. Lo facciamo con quello che nello yoga si chiama proprio il shanti mudra, che è un gesto che legato al nostro respiro accompagna a sentirci in pace, a coltivare il nostro territorio interiore in modo pacifico, ad armonizzare, in modo che poi tutto quello che si esprime attraverso di noi possa comunque risuonare in quello che è un senso di pace. La pace diventa così anche protettiva ed è per quello che è importante in questo periodo. Sentirsi in pace vuol dire proprio riuscire a mantenere i propri confini permeabili, a stare resilienti, ad entrare in empatia, senza bisogno di schiacciare, giudicare o reagire in malo modo a tutto ciò che in questi giorni sta diventando via via più pressante e più pesante, un po' per tutti noi. E così questo semplice esercizio può essere davvero capace di creare dentro di noi una bolla più serena, una bolla da coltivare e da colorare con colori più leggeri, più tenui e più gratificanti. Quindi possiamo iniziare. Fate un bel respiro inizialmente, allungandovi e cercando di trovare una posizione comoda che vi possa accogliere per qualche momento. Quindi non esitate ad allargare la base sulla quale state, non esitate a muovere le spalle, ad aprire e a chiudere il petto qualche volta seguendo il vostro respiro, proprio per entrare in contatto col vostro corpo. Inspirando aprite, espandete e nell'espiro arrotondate e scivolate indietro. Lasciate che l'aria esca dalle narici. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Inspiro, apro, appoggio le mani a terra, espando bene petto e torace, punto verso l'alto, la cima del capo. E nell'espiro le mani premono a terra, spingono, mantengo l'allungamento, lascio il corpo cadere verso terra. Inspirando, srotolo. Apro petto e torace mentre risalgo e nell'espiro mantengo l'allungamento e scendo di nuovo. Praticate ancora una volta. Inspiro, srotolo. Punto le mani, apro ed espando. E nell'espiro cado. E mentre
vi muovete. Osservate il vostro respiro che scorre nella colonna vertebrale. Sentitelo risalire dalla terra ogni volta che inspirate. Ed espirando scendete. E lasciatelo tornare alla terra. E ancora. Inspiro, torno, allargo le braccia, allungo verso il cielo e nell'espiro, questa volta scendo lateralmente e lascio che per qualche respiro tutto il fianco possa aprirsi. Seguo il mio respiro. Inspirando, torno al centro. E sull'altro lato, inspiro e nell'espiro scendo sull'altro lato. Osservate di muovervi con la consapevolezza che state espandendo e prendendo posto nel vostro spazio interiore e che quindi ogni respiro porta un po' di ordine. Ogni respiro porta semplicemente un po' di ordine. Inspirando a lungo e nell'espiro questa volta andiamo in torsione. Una mano dietro, l'altra all'esterno del ginocchio. Mantenete la colonna allineata. Portate il mento verso la spalla e fermatevi qui, all'interno. Inspirando torno, allungo e nell'espiro scendo sull'altro lato, una mano dietro. Mantenete la colonna allineata, chiudete gli occhi e semplicemente seguite il respiro nel vostro corpo. Inspiro e allungo, punto in alto, e questa volta spingo verso il cielo, cerco di raggiungere il cielo, il soffitto, respiro. E nell'espiro torno. Andremo a praticare Shanti Mudra con questa ripetizione del gesto dello Shanti Mudra che segue proprio il senso del movimento dell'energia del prana nel nostro corpo mentre respiriamo. E così il gesto si rivela molto semplice perché inspirando dalla terra risaliamo davanti al nostro corpo, seguendo proprio il movimento dell'energia mentre inspiriamo. E quando arriviamo all'altezza del capo, ci apriamo al cielo, trattenendo il respiro, proprio con la sensazione di sentirci pieni, nutriti e stabili. E quando poi espiriamo, è come se raccogliessimo tutte le istanze del cielo e le convogliamo attraverso il nostro respiro, attraversando di nuovo il nostro corpo fisico, psichico e spirituale, ritornando lentamente alla terra. Questo semplice gesto si rivela un mudra potente di armonizzazione. Inspirando, apro ed espando. E nell'espiro raccolgo
in canale. E sento il mio corpo rilassarsi in una sorta di accettazione. E ancora, inspiro. Ed espiro. Potete ripetere il gesto quante volte volete e lasciare che diventi proprio un mantra espresso nella gestualità. Come potete aggiungere a questo gesto, a questo mudra, i suoni. Possiamo provare ad aggiungere i suoni dei bijamantra, dei chakra, di queste stazioni energetiche che attraversiamo mentre muoviamo le nostre mani davanti al corpo e così riequilibrare e armonizzare anche attraverso il suono. Il primo suono è l'am e quindi iniziamo con inspiro. Salgo verso il cielo, apro e quando espiro risuono in Lam, tornando alla terra. Secondo suono Vam, inspiro, salgo. Apro e espando, trattengo un momento e poi risuono con VAM. Inspiro. Terzo suono. RAM. Il bijamantra RAM. Quarto suono, Yam, il bijamantra del cuore. Quinto suono. Ham, bijamantra della gola. Sesto bijamantra. Settimo bijamantra della corona. Potete risuonare l'om mentalmente o restare in silenzio. Inspiro. Mani al primo chakra.
Ripeti il gesto di Shantimudra silenziosamente. Risuona nell'om interiore quando torni. Resta ad occhi chiusi, puoi appoggiare le tue mani sulle ginocchia o sul tuo grembo e fermarti a osservare. Continua a seguire il tuo respiro. La pratica di Shantimudra puoi ripeterla quante volte vuoi e ogni volta che senti il bisogno di riallinearti, di armonizzare la tua interiorità. La mattina quando ti svegli, seduto sul letto, o prima di addormentarti, o semplicemente quando senti di essere un po' scombinato, o quando le tue energie scendono verso il basso, ti senti triste, depresso.
Impara a chiudere gli occhi, a rivolgere lo sguardo interiore verso il cielo e lasciati risuonare nei bijamantra dei chakra e nel gesto dello Shanti Mudra. Lascia che la terra e il cielo possano intervenire, ritornando a scorrere in modo equilibrato all'interno del tuo essere. Ogni volta che inspiri ed ogni volta che espiri, la terra e il cielo dialogano e si incontrano dentro di te. Fai un bel respiro verso il cielo, allungati bene bene, unisci le mani e nell'espiro torna e riapri gli occhi. Bene, mi auguro che questa piccola pratica insieme possa esserti veramente d'aiuto nei momenti in cui può servire e ripeterla più volte ti fa diventare maestro di te stesso. Shanti.